Ora di pranzo, raga, cioè, non guardate la padella, questa non se leva, ci ho provato in tutti i modi. Sì, io ci avrei pasta con verdure, però raga, io voglio il salmone, quindi voglio il riso col salmone oggi. E quindi mi farò un filetto di salmone. Sto cercando le forbici. Con un po' di riso. Ok. Sì, lo peso, raga, perché voglio pure fare tutto pesato, quindi non voglio. Pure congelato, peserà pure un po' di più, però vabbè. 115. 115. Raga, sta roba non si leva, non lo so perché, vabbè. Sono verdure tutte miste, eh. Okay. Le metto a bollire, raga, insieme all'acqua che metto il riso. Il salmone si sta a fa, le verdure pure, ora vi faccio vedere. Il riso, raga, c'ho questo, integrale. Aspettate più un piattino. Qui, tutto bollito. Non l'ho mai assaggiato. Però oggi c'avevo una voglia. Non so, è scuro. Mettiamo 70. 70, 80, che ne so. 85, fermi, fermi. 85. Pochissimo, raga. No, 81. Ah no, 87. Ehi, sono normale, eh. Mo' è diventato 86. Vabbè. Raga, lo so, sono incoerente, però non penso che salmone, riso e verdure sia un pasto squilibrato, quindi raga, non mi va la pasta e verdure non mi va proprio, dico la verità. Mangio comunque, ecco, almeno il salmone mi fa sentire un po' più sazia, raga, dai, dai. Capitemi, vi prego. Speriamo che lunedì comunque peso di meno di 106. Va bene anche 105,5 o 105,4. Raga, ma quanto ci vuole per cuocere il riso integrale? Cioè, sono già 10 minuti che sta a bollire. È durissimo. Sembro Scaramagai con questi capelli. Il colore mi sta benissimo, raga. No, il colore, raga, mi sta benissimo. Però così tutti tirati all'insù. Cioè, durissimo sto riso. Madonna. Eccomi, raga, finalmente. Ma guardate che piattone. Cioè, adesso assaggiamo per la prima volta sto riso integrale. Che un'ora per cuocere, ma letteralmente un'ora. Cos'è? Adesso sì, raga, cioè non mi andava di mangiare pasta e verdure, bah. È buonissimo, buon pranzo, raga, e ciao.